Benvenuti come sempre nel nostro studio della Chiesa nella città. Iniziamo subito, in come succede in queste settimane, dal diario del Sinodo che ha voluto il nostro Arcivescovo proprio per tenerci aggiornati sui lavori dell'Assemblea Generale dei Vescovi da Roma. E allora ecco la prima domanda sui nuovi modi dell'evangelizzazione. La nuova evangelizzazione di cui si sta occupando appunto. Il Sinodo, ovviamente l'annuncio è sempre quell'eterno del Signore Gesù, ma cambiano un po' i mezzi e gli strumenti, soprattutto in una diocesi articolata come la nostra, come proporli. Vediamo. Ma la cosa che a me sembra più importante di tutte è l'affermazione di un rinnovato slancio del soggetto che evangelizza. Chi è l'evangelizzatore? Allora, a me pare che si debba dire che l'evangelizzatore è nello stesso tempo ogni singolo battezzato, in quanto inserito in una comunità cristiana precisa. E eh, in secondo luogo è molto importante. Eh, ciò che anche nella lettera pastorale abbiamo ripreso vale a dire precisare bene l'aspetto comunitario di questa evangelizzazione. Poi ovviamente si è entrati in tutti i vari ambiti eh, che connotano l'evangelizzazione, dall'annuncio, dal primo annuncio della parola di Dio in un mondo come il nostro, fino all'approfondimento attraverso il pensiero di Gesù. Mediante la catechesi, utilizzando linguaggi adeguati alla nostra epoca, capaci di entrare in tutti gli ambienti dell'umana esistenza, io credo che la nostra Chiesa, eh, non solo per la sua eh, ampiezza e per la quantità enorme di battezzati che possiede, ma per la sua grande storia, eh, sia eh, in, eh, come dire, in buona posizione. Per... Sono giorni difficili per il Paese e per le nostre terre. Lei spesso richiama il dovere di un'amicizia civica basata sul valore comune del rispetto della persona, come l'impegno della nuova evangelizzazione. Può guidare l'azione dei cristiani che operano per il bene comune in politica, in economia e al tempo stesso testimoniare la vita buona. In questa società plurale è molto prezioso, è molto importante che tutti i soggetti si esprimano e questa società plurale dal momento che siamo comunque, pur avendo visioni diverse. Eh, chiamati a, a stare insieme, è eh, eh, molto eh, importante che punti a quella che già Aristotele chiamava appunto un'amicizia civica. Allora in questo campo è chiaro che l'aspetto della, della politica, soprattutto in questo momento storico nel nostro paese, ha bisogno di un, di un forte rinnovamento. Eh, io credo che bisogna eh, trovare una nuova cultura della politica. e è molto importante in questo nostro momento di passaggio non fermarci solo all'attualità con, con tutte le sue nubi. Io non sono nostalgico di un tempo passato, ma penso che una dimensione di, di, di gratuità anche nell'impegno dei partiti o comunque di quelli che dovranno essere i soggetti futuri e gli attori della politica sia assolutamente preziosa e decisiva. Avete sentito le parole importanti dell'Arcivescovo anche eh, sull'interrogativo che abbiamo voluto porgli proprio relativo alla cosa pubblica che sta a cuore a molti, certamente. Allora vi invito a seguire anche la quarta puntata di Vi racconto il Sinodo, il diario appunto dall'Assemblea Sinodale dell'Arcivescovo da Roma, la sua testimonianza, lunedì ore 19.05 prima del nostro DGN su Telenova e invece il sabato alle 11.30 e alle 17 in replica, eh, in coerenza con le repliche proprio del nostro magazine La Chiesa nella città. Vi racconto il sinodo dunque. Certamente tra i temi più sentiti della nuova evangelizzazione ci sono i giovani e come avvicinarli. E allora per noi adesso la veglia eh, voluta dalla diocesi di Milano per gli universitari, specie i fuorisede che vivono a Milano raccogliere i giovani universitari in città, specie i cosiddetti fuori sede, che vivono lontani dalle loro case e dalle famiglie di origine. E questa è la ragione della veglia di preghiera battesimo ambrosiano, che inserisce questi ragazzi idealmente nella comunità cristiana, come avviene appunto con il battesimo e come è ovvio in quella della nostra diocesi. E arrivano allora in tanti nella splendida basilica di San Simpliciano, che già nel suo nome richiama l'intitolazione al successore del santo vescovo Ambrogio. Si parla così di Ambrogio, Simpliciano, ma anche di Agostino. Agostino arriva a Milano con un grande turbamento, una grande ricerca, penso che anche diversi di questi giovani siano qui a Milano così, in ricerca, in ricerca di una formazione con lo studio, ma in ricerca anche di un cammino spirituale. Quindi trovano qui a Milano una chiesa che, che li accoglie e come Ambrogio ha guidato Agostino ancora oggi ci sono dei maestri che possono accompagnare il cammino e la crescita di questi giovani. E allora, dopo la meditazione del vicario episcopale per la pastorale giovanile universitaria, Monsignor Pierantonio Tremolada, il parroco della Basilica, notissimo teologo, Monsignor Angelini, guida i giovani all'abside, meravigliosa del Bergognone, l'insegnante Luca Cesane è con loro nei chiostri, il dottore dell'Ambrosiana, don Francesco Braschi, spiega loro il sacello recentemente recuperato, luogo paleocristiano, e tutto per raccontare le radici e l'oggi di una chiesa. Perché invece di andare alla Movida, che è qui a pochissimi metri, si viene dopo una giornata di studio a pregare e a riflettere sui maestri della fede? Perché è bello sentire tanti cuori che battono insieme, che pregano insieme, che cercano comunque di crescere. Tramite delle figure come quelle di Sant'Agostino, Sant'Ambrogio e San Simpliciano. Che cosa significa l'esperienza dei collegi universitari, anche contestualizzandola con momenti importanti come questo di stasera? Beh, io credo che la vita qui a Milano abbia caratteristiche proprie, è una città che è problematica per più ragioni. Dunque il significato di poter condividere esperienze di un certo tipo, ovvero trovarsi in compagnia di persone in vari momenti della propria esistenza, anche della stessa giornata, costituisce un punto fondamentale, soprattutto irrinunciabile in un percorso universitario impegnativo. E se non avete mai visitato la Basilica di San Simpliciano andate perché è veramente unica e splendida. Quartiere di Brera, appunto quello della Movida. Per noi adesso un appuntamento sempre dedicato ai giovani in quest'inizio di anno accademico, perché martedì 30 ottobre alle ore 18.30 presso il seminario arcivescovile a Venegone Inferiore in provincia di Varese, il Cardinale presiederà l'Eucarestia di inizio anno scolastico dei seminaristi. Oggi per chi ci ascolta in diretta giovedì è la festa liturgica del Beato Don Carlo Gnocchi, che è nel cuore di moltissimi. A tre anni esatti dalla sua beatificazione, qualcuno la ricorderà, certamente più di qualcuno, e nel centodecimo anniversario, altrettanto esatto, della sua nascita. Una messa al santuario che è dedicato proprio al Beato Don Gnocchi, presieduta dal vicario generale, Monsignor Mario Delpini. Ascoltiamolo. Vogliamo che i vincoli di fraternità e di solidarietà incoraggino la speranza che non delude. Sì, forse ci sono molte diverse ragioni per curarsi di sé e curarsi degli altri, per prendersi a cuore la gioia e il benessere di tutti, ma Don Carlo e la tradizione cristiana ci richiamano al fondamento ultimo e alla ragione più persuasiva. Noi ci facciamo carico del dolore altrui, noi dedichiamo attenzione al dolore innocente, al dolore insensato, al dolore inconsolabile, perché viviamo della vita di Dio, crediamo in Dio e siamo in cammino verso il regno di Dio. Se dimentichiamo questo rapporto con Dio, tutto rischia di diventare soltanto mestiere, soltanto emozione, soltanto una necessità a cui piegarsi. La ragione dell'amore e di tutta l'impresa che ha messo in piedi questa baracca, come la chiama Don Carlo, e dunque l'amore di Dio che Don Carlo ha ospitato nella sua vita e in cui anche noi possiamo dimorare. E a proposito di beati, di santi, giovedì 1 novembre alle ore 11 in Duomo, solennità di tutti i santi, pontificale, presieduto da Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, diretta integrale su Telenova News dalle ore 10.55, canale 664. E sempre a proposito di Don Carlo vi ricordo anche che sarà inaugurato proprio tra poche ore un museo che è interamente dedicato a lui, ai suoi oggetti e alla sua figura. La settimana prossima ve lo mostreremo e parleremo quindi ancora di Dognocchi. E invece adesso un tuffo per noi nel passato con una mostra straordinaria che significa moltissimo anche per la fede. Costantino 313 D.C. a Palazzo Reale. Noi l'abbiamo visitata in anteprima per voi. Dalla nuova forma urbana di Milano, assulta al ruolo di capitale dell'Impero d'Occidente nel 286, al cristogramma simbolo della fede, dagli oggetti di arte e del lusso alle statue della romanità matura, e tutto nel suggestivo allestimento di Palazzo Reale, per dire cosa fu Milano nel 313, quando l'imperatore Costantino emanò l'editto che prende il nome dalla nostra città. Metropoli che era riferimento etico, politico e culturale in una parola civile e quindi religioso. E allora, per celebrare i 1700 anni dall'emanazione del riscritto costantiniano, che sancì di fatto la libertà religiosa per i cristiani e una tolleranza diffusa per i credi, si inaugura una mostra per molti versi eccezionale, Costantino 313, progettata dal Museo Diocesano, promossa e prodotta dal Comune di Milano, ricca di oltre 200 manufatti diversissimi tra loro. Dagli arazzi ai marmi, dagli oggetti appunto preziosi alle pergamene risalenti al IX secolo, a quadri rinascimentali. Mostra internazionale, per cui hanno prestato alcuni tesori musei da tutto il mondo. La rassegna durerà fino al 17 marzo 2013 e si trasferirà poi a Roma. Curata da Gemma Senachiese e da Paolo Biscottini, con un'attenzione particolare al significato complessivo dell'editto, cui anche la Chiesa di Milano dedicherà l'intero 2013 perché le opere in mostra non vadano considerate soltanto come una rivisitazione archeologica di quel periodo. Le opere hanno un loro valore intrinseco e sicuramente sul piano artistico dicono tante cose. Però al di là di questo è la rilettura di un significato più ampio, è il senso del eh, riconoscimento del senso religioso dell'individuo come essenziale alla persona. Quindi storia, religiosità, bellezza, cultura, libertà e progresso, peraltro in un impero al suo crepuscolo, che qui si legano con il filo d'oro della fede nelle sei sezioni del percorso, anche didattico. Simbolica a questo proposito, la sezione dedicata a Elena, madre di Costantino, imperatrice e santa. Questo editto, certamente, ha questo valore. L'architettura cristiana che comincia, l'iconografia cristiana che comincia, e soprattutto il senso dell'individuo che la cultura classica aveva in qualche modo tracciato, ma che poi la cultura romana aveva anche disperso nella violenza, e allora era il tema della tolleranza. Della tolleranza come, eh, come il luogo in cui abita un uomo che guarda l'altro. Con questi grandi capolavori e le parole belle di tolleranza, di libertà religiosa, ci lasciamo per qualche minuto per... Ben ritrovati con la Chiesa nella città, ora andiamo in Duomo perché la terza domenica di ottobre da pensate 15 secoli è la festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale. La tradizione la chiama la Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani, ma è anche la casa di tutti i milanesi. È il Duomo che con ogni probabilità fin dal V secolo festeggia, per così dire, il suo compleanno nella terza domenica di ottobre. E il cardinale che presiede il solenne pontificale, appunto in Duomo, sottolinea il significato della dedicazione della cattedrale, definita splendido tempio, luogo in cui si rende evidente l'origine del popolo di Dio e che indica in maniera concreta il nostro essere figli del Signore, tutti pietre vive della Chiesa. Ecco perché... La grande tradizione della Chiesa chiama la cattedrale Chiesa Madre, perché essa è proprio in un certo senso il luogo in cui si vede l'origine del popolo di Dio costituito da tutte le nostre persone e si vede tutto il suo pellegrinare lungo la storia. Luogo di fede, il Duomo di cui andare fieri, come Ambrosiani aggiungerà all'arcivescovo a conclusione del rito, la cui liturgia si arricchisce della presenza delle 30 corali attive in diocesi e all'interno del quale si ricordano anche i 70 anni di sacerdozio di Monsignor Luciano Migliavacca, musicista e compositore, maestro della cappella musicale della cattedrale, per oltre 40 anni. Duomo dunque è magnifico in festa, in quello spazio sacro che diventa veramente compiuto, solo se è sperimentato in un credere autentico. Allora questo tempio fisico così bello, che è il centro della nostra città, della nostra chiesa e di tutta la comunità civile, diventa compiuto e bello solo quando è vissuto, abitato liturgicamente, non solo guardato esteticamente. Abitato liturgicamente dal popolo che noi siamo, dal tempio di pietre vive che noi siamo. Da qui l'invito a dire sì al Signore con la testimonianza, con la preghiera. Ottobre, il mese del Rosario, ricorda con chiarezza il Cardinale. E proprio a sottolineare questa continuità ci piace ricordare che alcuni dei paramenti liturgici indossati dal cardinale Scola, tra cui la mitria, il pastorale e la stola, erano appartenenti al cardinale Martini e da lui lasciati proprio alla cattedrale. E rimaniamo allora in duomo. Con due segnalazioni importanti perché venerdì 2 novembre alle ore 17.30 il Cardinale presiederà l'Eucarestia nella festa della commemorazione di tutti i defunti, diretta su Telenova News, non c'è bisogno di dirlo, integrale, canale 664. E ancora domenica 4 novembre nella solennità di San Carlo Borromeo, Ponteficale, presieduto ovviamente dall'Arcivescovo. Ore 17.30. Dalle 17:25, diretta su Telenova News. Insomma, possiamo davvero dire che in cattedrale ci siamo. Come sempre, alla fine di ottobre del mese che stiamo vivendo, torna la grande festa e riflessione cristiana della Confraternita del Signor de los Milagros, peruviana di origine, la prima confraternita straniera eh, riconosciuta dalla diocesi di Milano. Quest'anno l'Eucarestia e la processione saranno vissuti con più raccoglimento. E quindi vediamo insomma il perché di tutto questo con il responsabile della pastorale dei Migrantes. Don Gianfra Giancarlo Quadri. Ritorna puntuale ogni fine ottobre la festa del Signore de los Milagros. Ormai anche i fedeli milanesi e i fedeli italiani conoscono bene questa devozione portata dagli immigrati peruviani e un po' da tutto il Sud America. Un'immagine dipinta da uno schiavo nero africano-angolano su un muro di Lima che ha resistito nei secoli a terremoti, alluvioni, bombardamenti e tutto. Da qui la devozione popolare di questo popolo meraviglioso latinoamericano. Anche oggi questa festività si ripete qui a Milano. Ecco, quest'anno è proprio questo il motivo dominante della festa del Signore de los Milagros un poco più di raccoglimento, penitenza, umiltà, riconciliazione, il tutto per favorire, favorire quella unità di un popolo, del popolo cristiano, che è la condizione primaria che Cristo chiede ai suoi fedeli. Vi ricordo che l'Eucaristia e la processione del Signor de los Milagros si svolgeranno domenica presso la Basilica di Santo Stefano. E ora torniamo con l'Arcivescovo. Molti avranno visto eh, sulle nostre reti il suo dialogo con dieci ragazzi centrato sulla lettera pastorale, un confronto che il Cardinale stesso... ha. Ha voluto. Di settimana in settimana noi vi proporremo qualche estratto, qualche clip di eh, questo dialogo e allora iniziamo con Luca eh, adesso che è preoccupato di un punto fondamentale che abbiamo eh, visto evidenziare anche il cardinale eh, nella sua intervista, diciamo così, nel suo diario dal Sinodo e cioè quello dell'aspetto comunitario della vita dei credenti, il noi della fede, lo chiama Luca ci si confronta molto e eh, con, molto, con molta sincerità su questa dimensione del noi della fede. Però ehm, questo noi della fede ehm, è da molti rifiutato o comunque non convince, non c'è diffidenza, ma eh, è come se facesse paura. Quindi alcuni se di fronte a so, un'iniziativa diocesana oppure ancora mh, più in piccolo su un'iniziativa comunque comunitaria, eh, dicono mh, non lo so, forse no. Perché? Cos'è cos che spaventa questo eh, Questo, questo mh, ti ringrazio molto, Luca, perché questa, è, eh, questa tua domanda raccoglie la mia preoccupazione di fondo e eh, caratterizza il mio modo. Di, di, essere, di essere stato chiamato a, a, ad una paternità su questa Chiesa, e cioè noi abbiamo un po' smarrito noi in Europa, non è così per esempio in Africa o in Asia, ho sentito durante questo sinodo, la prima parte del sinodo tutti i vescovi parlano, è una cosa bellissima, una sinfonia fantastica, ho sentito delle esperienze stupende eh, della Chiesa della Cambogia, del, del Vietnam oppure del, del Mali, del, è, è una cosa molto bella e si vede purtroppo che noi europei siamo stanchi. Siamo stanchi e uno dei motivi è che loro hanno un senso della comunità straordinario, perché la Chiesa non è un'azienda, la Chiesa è come una famiglia, no? nella famiglia il senso della comunità eh, vive spontaneamente. Allora come mai è successo che noi facciamo così fatica a mettere il tutto prima della parte, come tu hai ricordato, e ad accettare con semplicità un'esperienza? Comunitaria, che è la condizione che Gesù ci ha posto quando due o tre di voi si riuniranno in nome mio, io sono in mezzo a loro. È lui che ha scelto quella strada lì. Perché rifiutiamo il dato che la comunione viene prima di tutto? È perché siamo figli di, questo, di questa nostra Europa, di questo nostro tempo, che a partire dalla modernità per la giusta esigenza di dare lo spazio giusto e tutto il peso adeguato al soggetto personale, esigenza sacrosanta, è, è finita per cadere in una logica individualistica. Per cui si pensa che l'assenza di legami sia un aiuto alla libertà. Invece io penso esattamente il contrario che dei legami forti, dei legami stabili sono un aiuto alla mia libertà, perché, mi, perché la, la, la reggono, la sorreggono e se del caso, dico anche questo, la correggono. Siamo giunti ora al momento della pagina evangelica in questa prima domenica dopo la dedicazione nella liturgia del rito ambrosiano e poi un breve commento, come sempre. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Il Vangelo di questa domenica, la prima dopo la dedicazione del Duomo, ci richiama a una parola che il nostro Arcivescovo ci ha voluto indicare come avvio del cammino dell'anno della fede riportando dal, dal Vangelo di Marco l'invocazione del padre del ragazzo ammalato, credo aiuta la mia incredulità. Ebbene anche il Vangelo di questa domenica inizia così, Gesù rimproverò i discepoli per la loro incredulità e durezza di cuore. Ma quello che sorprende, e Gesù sempre ci sorprende in questo, è che li rimprovera, sì, per la loro incredulità, tuttavia... Li manda, li invia a predicare nel mondo intero. È proprio davvero sorprendente. Eh, il discepolo, anche noi, tante volte veniamo meno, ma la fedeltà di Gesù rimane, continua. Gesù è sempre fedele a quello che ha promesso a noi. È per questo che anche il cammino della Chiesa rimane, nonostante tutto, un cammino aperto, un cammino ricco di possibilità. Ci è chiesto di scoprire la presenza dei segni del Signore nel nostro cammino. Ma appunto qual è il cammino? Qual è la direzione? Con quale modalità dobbiamo camminare? Il Vangelo di oggi ci dice che il cammino è universale, dobbiamo camminare in tutto il mondo, verso ogni creatura. E come camminare? Riconoscendo i segni che il Signore ci pone vicino, cioè vincere il male con il bene sperimentare situazioni difficili e insidiose con la certezza che non verremo meno e persino bere quei veleni che avvelenano la vita di tanta gente ma non fanno male perché il Signore è vicino e ci salva. Ringraziamo Monsignor Franco Agnesi che è il vicario episcopale di zona pastorale seconda varese, continuiamo nel commento al Vangelo appunto con i vicari episcopali di zona, Monsignor Agnesi ci accompagnerà fino all'avvento dunque, grazie e a me invece rimane da dire grazie a voi per essere stati con la Chiesa nella città, torniamo come sempre alle 18.30 giovedì prossimo ma vi ricordo anche lunedì su... Telenova alle ore 19.05 prima del nostro telegiornale, l'appuntamento. Vi racconto il sinodo eh, con il cardinale Angelo Scola. Grazie davvero, arrivederci.